Sono a rischio di revoca i contributi erogati dalla provincia per la ristrutturazione della clinica Santa Maria a Bolzano. Si tratta di una somma pari a circa 4 milioni e 600 mila euro. Palazzo Widmann sta attualmente verificando se i soldi sono stati effettivamente spesi per il motivo per cui sono stati concessi. In caso contrario, la clinica, gestita dalla Congregazione delle Suore Terziarie di San Francesco, dovrà restituirli. In questi giorni la stessa direzione della clinica è chiamata a presentare le proprie spiegazioni agli uffici competenti. Anche il comune di Bolzano sta impegnandosi per cercare di risolvere al più presto la situazione presso il condominio di via Bronzetti nel capoluogo, presso il quale nella notte tra venerdì e sabato si è verificato il crollo parziale di un cornicione. Lo fa in qualità di proprietario di alcuni alloggi, lo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Luigi Gallo, che in una nota precisa come i lavori e gli interventi di manutenzione dello stabile vengono assegnati dall'amministrazione condominiale e non dal comune. Nuova sessione del Consiglio provinciale da domani a venerdì. I lavori si apriranno con un dibattito chiesto dall'opposizione di lingua tedesca sul tema della riforma sanitaria. Di seguito l'Assemblea esaminerà due mozioni della maggioranza. Da segnalare che, come già accaduto negli ultimi mesi, anche in questa occasione l'Assemblea legislativa non legifererà. All'ordine del giorno non compaiono infatti disegni di legge ed è molto probabile che i lavori si concludano con un giorno di anticipo e dunque giovedì.